Ciao a tutti ragazzi e ragazze del mondo, benvenuti in questo nuovo video. Esatto. Allora ragazzi, ciò che faremo oggi sarà provare queste cose strane. Cos'hai comprato, Chiara? Allora, spiega un po'. Ok, allora ragazzi, visto che il 2020 è stato un anno particolare e è successo di tutto, ho pensato che mancasse proprio la ciliegina sulla torta, ok? Per le emozioni particolari. Ok. E quindi ho detto, allora, proviamo a assaggiare una cosa che penso che la maggior parte degli italiani ci metteranno dislike, ci urleranno contro, ci riempiranno di commenti negativi, vabbè. Abbiamo deciso oggi di provare per la prima volta nella vita, non abbiamo neanche letto le istruzioni, non sappiamo minimamente come si faccia, queste. Sì. Che cos'è? È pasta in scatola. Wow, che caldo. Più che scatola, io direi che è pasta in vasetto. In vasetto. Allora, questo è l'aspetto. Dove l'hai trovato, Chiara? Del sugo, al supermercato. Ok. E ho detto, raga, dobbiamo farci un video qua. Qua è d'obbligo un video. Recensione, proviamo. Allora, invece gusti il Mediterraneo, gusti l'idea. Sì. Ok. Allora, abbiamo preso due scatole per provare, faremo metà e metà. Una con penne alla carbonara e questa che sta tenendo Fran, questo intanto bagna le chiacchiere. E questi sono i maccheroncini al ragù. C'era anche la matriciana, però boh. Ispira quella là. Anche a me un sacco. No, scherzo, prego, metà e metà, scherzo. Allora, qua c'è scritto, pronto in 2 minuti. Salsa alla carbonara, di cui panna, pancetta, fumicata, carinsuline, sale, spezie, olio, semi rigenerazione, ok, abbiamo capito. Poi, uova italiane da allevamento a terra. Invece quella mia, praticamente dice, viva la mamma, fratelli Beretta dal 1812. Ok, pubblicità così gratuita. Mio frate, ti ricordi? Mio frate, vabbè. Maccheroncino al ragù. No, maccheroncino al ragù. Pronto in 2 minuti. Buono anche in padella. Dov'è? C'è scritto di più. Buono anche in padella? Allora, modalità di preparazione, raga. Passo numero 1. Apri, togli la forchezza. Ah, mazza, c'è pure la forchezza. La forchezza. Però qua c'è scritto che l'hanno tolta la forchetta. Cioè, ma spiegatecela. Qua c'è scritto su questo cosino verde, viva la mamma, togli la forchetta, quel cacchio. Vabbè, dunque, apri, togli la forchetta che non c'è e solleva la pellicola in un angolo. 2, metti tutto nel microonde per 2 minuti, ma va, raga, buttiamo in padella piuttosto, no? Sì. Questo sarà praticamente sorgelato in una maniera strana. Le magie. Comunque, va bene. In padella è pronto per mangiare. Terzo passo, una volta pronto, togli la pellicola completamente e mescola. Buon appetito. Oh, siamo un po' scettici, perché boh, le abbiamo viste sempre in video americani, così non mi hanno mai ispirato, sinceramente. E poi, cioè, da italiani, perché che Fran è italiano, è italo-argentino. Da italiani quali siamo, ragazzi? Pasta in scatola, no! E vabbè, comunque, mai dire mai, magari è davvero buona, quindi noi la vogliamo provare prima di dare una nostra opinione. Facciamo una microonde, un'altra padella o tutto in padella? Facciamo una microonde, un'altra padella. Dai, proviamo a testare. Allora, secondo me, questa andrebbe in padella, perché a carne deve essere gustosa, invece questa, che è tutto più fuso, buttiamo dentro in microonde. Ok, allora io vorrei però proprio in questo momento togliere il... Dai, facciamo? 3, sì. 2, 1. Riciclabile, buon appetito. Oddio, ma è tutto proprio...
Cioè, praticamente sopra c'è la pasta, questa parte qui, e sotto invece è tutto il sugo carbonara. Beh, devo dire che se dovesse veramente essere buono, raga, in 2 minuti, la svolta. Io che voglio cucinare, cioè la svolta. Perdiamo un po' di italianità. Però, metti, magari sei di fretta veramente, non sai cosa far da mangiare, bla bla bla, prendi, tac. Comunque siamo sinceri, la pasta non si tocca. È tipo quelle persone che prendono spaghetti lunghi e fanno così. Sì, siamo. Ok, allora abbiamo rotto un angolo. Adesso Fran sta mettendo 750 watt e microonde. Vediamo. Per quanti minuti? 2 minuti, ok. Mentre qua sta scaldando la padella, scusatemi, e mettiamo questi. Che chef! Chef Rubio! Chef Rubio proprio! Beh, il profumo non è male, Quella là sta per esplodere. Secondo me. Beh, anche questo profumo non è male, devo dire. Ma no, ma dai! Ok, raga, proviamo a mescolare. Vediamo un po'. Sentiamo il profumo. Raga, buono. Il profumo è davvero buono. Che sia la svolta, ragazzi. 5 minutes later. Ok, raga, scaldati sono scaldati. Questo è quello che ho scaldato io, quello che ha scaldato lei nel microonde. Esatto, sentiamo questo profumo. È buono, eh? Preferisco questo. Anch'io. E in realtà all'inizio mi ispirava di più questo. Proviamo. 3, 2, 1. Abbondante. Inizia che scotta un botto, ragazzi. Abbondante. Cioè, abbondante. E via. La mia non è male. Sale. Esatto, anche la mia è un po' insipida. Comunque hanno fatto bene perché a me non piace il sale, ma niente sale. Fammi un po' assaggiare la tua. Oh oh. Come no? Ehi! No, comunque ragazzi, scusate Italia, chiediamo enormemente scusa all'Italia per quello che stiamo dicendo. L'ideale di pasta in scatola non mi entusiasmava per nulla. E invece dobbiamo dire che, beh, che voto dai? Io lo faccio un 8,5. E anch'io un 8. Perché immaginate che siete molto in fretta a mangiare al lavoro, cosa che mi succede molto a me spesso, e non vuole mangiare. No, scherzo, non voglio cucinare. Ah, ok. Cabuni, vuoi un po', amore? Mangio, non è tanto caldo, mangio. Più buona quella di carne, hai visto? Ma io preferisco più quella. Allora facciamo lo scappo. Strano. Sì. Comunque raga, beh, mi aspettavo non una pasta così, ecco, io ero molto scettica, poi le uova della carbonara, oddio, però invece devo dire che è buona. Comunque, viva la mamma, fratelli Beretta. 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 Wow. Beretta. Bravi. È buono, questo è buono. Io preferisco questa. Non lo so se la mamma l'avrebbe. Non lo so se la mamma sarebbe d'accordo con questa tipologia di scaldamento pasta. Però. Beh, naturalmente preferiamo la pasta normale, o meglio, a parer mio. Però, per essere pasta in scatola, per quando sei di fretta, non è male. Non è neanche poca. No. Normale. Una porzione giusta. Beh, si era lanciata? Certo. Grazie. Beh, ragazzi. No, l'acqua. No, ma sei banana.
ma li hai messi qua? Sì, non te l'ho detto. Ma dai. Beh, ragazzi, io promuovo. Non pensavo, ero molto spaventata, molto scettica. Oggi, ragazzi, ce la possiamo fare, ve lo assicuriamo che ce la possiamo fare. Bene, ragazzi, io approvo. Ero molto spaventata prima. Però molto buono, raga. Sì. Mi spaventa. Beh, a dire buona. Tanto di dire, però. Detto da italiani è un po' strano, ma ok. Italiani per me la parola è grossa. Per metà italiano e per italiana è strano. Bene, ragazzi, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se avete altre ricette, cose strane che volete che noi proviamo, commentate qua in basso. Assolutamente, diteci tutto perché siamo troppo curiosi. Buono. Magari ci fate veramente scoprire qualcosa di buono. Tipo kabuki alla padella. Intanto lasciateci un bel like se il video vi è piaciuto e di supporto comunque, quindi lasciatelo lo stesso sto cavolo di like. Quindi se vi è piaciuto veramente, ragazzi, è importante, lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga. Ciao raga.